Ma come dicevo all'inizio, non è stata una presentazione alla quale siamo solitamente abituati. Ha avuto dei momenti eclatanti, dei contributi coreografici molto particolari. In questo caso, la coreografa, è stata una coreografa d'eccezione, Laura Nocetelli. Allora, intanto, questa è stata una vera e propria festa, un trionfo dedicato all'amore, all'amore patrio, all'amore familiare, all'amore per la madre. Il 12 maggio è un sabato, domani si festeggerà la festa della mamma e siamo al Teatro dei Dioscuri al Quirinale. Ecco, che cosa ha ispirato, Laura, la tua coreografia? Ti tengo io il microfono. Allora, tutto è nato per caso perché Maria Pia mi ha contattato, mi ha detto: dato che tu sei sempre così estrosa, variopinta, piena di idee, perché non mi fai la coreografia del mio evento? Allora io ho ripensato, poi ho detto: ma farò la Statua della Libertà, perché il libro è al MoMA, al museo, e quindi proprio questo incontro artistico, culturale, spirituale mi ha dato proprio l'idea di rappresentare quindi l'America e l'Italia. Quindi ho detto: io faccio la Statua della Libertà e tu vuoi fare l'Italia. E lei ha detto: idea geniale.